La Sicula Leonzio chiude oggi il ritiro precampionato di Zafferana Etnea. I 20 giorni di lavoro svolti alle pendici dell'Etna sono serviti alla compagine guidata da Paolo Bianco per poter cominciare a creare la necessaria amalgama in vista della nuova stagione di Serie C. Un processo graduale visti tanti movimenti di mercato del club lentinese che nella giornata di ieri ha ufficializzato l'ultimo innesto, il difensore ex Bisceglie Andrea Petta. Ai microfoni di Sesta Rete è intervenuto l'agente del centrale palermitano Giuseppe Piraino, che ha sottolineato la soddisfazione del giocatore per l'approdo in bianconero. In effetti la Leonzio, che anche se è solo al secondo anno di professionismo, quest'anno sembrerebbe insomma che abbia alzato un po' l'asticella e poi comunque ha dei programmi veramente interessanti e ambiziosi, quindi è stato abbastanza facile, diciamo, scegliere tra le alternative, ecco, perché comunque c'erano delle alternative, ma è stato, la volontà del giocatore è stata questa, di venire alla Sicula Leonzio. L'anno scorso, dopo l'avvio di stagione strepitoso, a gennaio due squadre di Serie B si erano interessate ad Andrea Petta, motivo per cui poi il Bisceglie ci, a parte per il rendimento, ma motivo per cui il Bisceglie poi ci propose un rinnovo. Quindi quando nel mercato di gennaio non si sono concretizzate queste due cose in Serie B e a giugno giustamente si pensava che potesse rinascere, ma così non è stato, qualcosa in Serie B, e però ho detto: Andrea, se dobbiamo scegliere, perché c'è la stessa Sicula, io voglio che tu scegli con grande convinzione questa società, perché non vorrei che ti sembrasse un passo indietro, visto che a gennaio avevamo sfiorato la Serie B. E lui ha risposto: questo è un passo in avanti, perché la società si riconosce che è una società seria, che è una società ambiziosa, e quindi lì ho capito che era la cosa che si poteva fare. C'era anche l'Alessandria in pole position, però col direttore Mignemi abbiamo trovato in una giornata subito l'accordo. La Leonzio resta ancora attiva sul mercato, sul fronte acquisti è ancora un obiettivo Demiro Pozzebon del Catania, ma la situazione dell'attaccante rossazzurro è attualmente in stallo. In uscita, oltre ai già noti Arcidiacono, Aquillanti e Pollace, ci sarebbero anche richieste per D'Angelo e Gammone. Mercoledì prossimo il ritorno al Sicula Trasporti Stadium in amichevole contro l'Equipe Sicilia.